quando fu rinette. Rita si sciacquai con un poco d'acqua fredda e con passi lenti si trascinai in dalla camera di Caterina e si assettai vicino all'ulietto suo. Oltre 300 studenti di 17 scuole hanno preso parte al premio di scrittura alla pagina che non c'era, un progetto per diffondere il piacere della lettura fra i ragazzi delle scuole superiori. Nato nel 2010 nell'Istituto Pitagora di Pozzuoli per iniziativa delle insegnanti Romagnoli e Vanorio, il progetto allarga quest'anno i suoi orizzonti coinvolgendo il Comune di Napoli e altre scuole della Campania, ma anche l'Istituto Carducci di Comiso e il Salvemini di Bologna. L'intuizione geniale, io credo, di questo concorso è proprio di consentire di produrre una scrittura di tipo vincolato, che in qualche modo simuli lo stile dello scrittore di riferimento, portandovi quello che secondo ogni ragazzo, secondo il suo mondo emotivo, il suo mondo culturale, a quel libro mancava. Il concorso richiede di analizzare la struttura e la lingua di un romanzo di autore contemporaneo e di scrivere quindi una pagina rispettando la narrazione e lo stile del testo scelto. Gli stessi scrittori, per questa edizione Andrei Longo, Antonio Scurati, Marco Malvaldi e Viola Di Grado, hanno indicato le pagine vincitrici. Il premio è andato a 4 studentesse del Genovesi, della Briola, dell'Umberto e del Vittorio Emanuele II. È stato, diciamo, molto bello raccoglierci intorno alla pagina scritta, perché i ragazzi che di solito, diciamo, sono distanti o che tutti dicono essere distanti dal libro, in realtà hanno dimostrato, almeno quelli iscritti al nostro concorso, grande partecipazione, grande voglia di scrivere, di esserci. Noi ci siamo resi conto che leggere a scuola con interventi prescrittivi, quindi leggi questo libro e poi fai la relazione e poi portami una divisione in capitoli, come di solito si fa a scuola, è qualcosa che non premia. Allora volevamo dargli anche proprio i tempi lenti della lettura, tempi diversi. Oggi è un'iniziativa molto bella, i ragazzi delle scuole leggono libri e scrivono la pagina che manca. Credo che il libro è un compagno di viaggio.